Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Quest'oggi realizziamo insieme una collana, un girocollo con la tecnica del chiacchierino, molto molto semplice. Con la stessa trama realizzeremo sia gli orecchini che il bracciale e troverete i link dei tutorial relativi nell'info box sottostante, di modo che voi possiate realizzare un completo. Oggi ci dedichiamo appunto alla collana, alquanto facile appunto l'esecuzione. Dovremo elaborare tre passaggi che andranno ripetuti fino all'ottenimento della lunghezza desiderata del nostro girocollo o appunto della nostra collana. Quindi ora ci procuriamo il nostro ago, il nostro filo delle perline e andiamo a realizzare insieme questa facile facile collana o girocollo al chiacchierino. Per realizzare questa nostra collana uso un ago da chiacchierino numero 5, del filato di cotone numero 5 e delle perline da 4 mm che verranno introdotte in fase di elaborazione. Come vi dicevo prima, i passaggi da eseguire sono soltanto 3 ed andranno ripetuti tante volte fino ad ottenere la lunghezza desiderata della vostra collana. Il primo passaggio consiste nella realizzazione di un cerchio con 6 nodi doppi, un pipiolino, 10 nodi doppi, un pipiolino e 4 nodi doppi. Andrò a chiudere questo mio cerchio e nella parte terminale del cappio andrò ad inserire una perlina. Quindi sfilo i nodi dall'ago. Lascio un cappio in fondo, mi aiuto con il mio uncino col quale afferro una perlina e la stessa perlina la vado ad inserire nel cappio che ho lasciato. Quindi inserisco nel cappio stesso il mio ago e vado a chiudere il mio anello, sistemandolo con un nodino di sicurezza. Quindi questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, un altro cerchio con 4 nodi doppi, dopodiché andremo ad agganciarci al pipiolino dell'anello precedente, 6 nodi doppi, un pipiolino e 4 nodi doppi. Ho quindi montato sul mio ago 4 nodi doppi, dopodiché mi sono agganciata al pipiolino dell'anello precedente, altri 6 nodi doppi, un pipiolino, 4 nodi doppi. Chiudo il mio anello, fisso il tutto con un nodino di sicurezza e quindi ultimo e terzo nostro passaggio consiste nella realizzazione di un arco di 14 o 16 nodi doppi a seconda che voi vogliate realizzare un girocollo piuttosto che una collana leggermente più ampia. Quindi io vado ora a montare sul mio ago 14 nodi doppi, valutate voi se montarne due in più. Quindi 14 nodi doppi per il nostro archetto, sfilo i nodi dall'arco ed ho praticamente concluso quelli che sono i tre passaggi che dovremo ripetere fino ad ottenere la lunghezza desiderata della nostra collana. Vi faccio vedere ora come proseguire, ovvero il momento in cui è necessario agganciare le sequenze fra di loro. Quindi riparto da capo con l'intera sequenza, elaborando il primo anello, quello che ospita la perlina, montando sull'ago i primi 6 nodi doppi. 4, 5, 6. Dopodiché andrò ad agganciarmi al pipiolino dell'anello precedente, lavorerò quindi i successivi 10 nodi doppi, un pipiolino e 4 nodi doppi. Quindi ho lavorato i successivi 10 nodi doppi, un pipiolino, 4 nodi doppi, chiudo l'anello lasciando in fondo un cappio, inserendo nello stesso cappio
una perlina ed introducendo nel cappio il mio ago. Quindi chiudo e proseguo con il resto della sequenza che è uguale identica a quella mostrata in precedenza. Quindi questa era l'unica variante da mostrarvi per poter farvi vedere come agganciare fra di loro le sequenze. Quindi molto molto semplice. Il risultato che andiamo ad ottenere è questo per quanto riguarda il girocollo, quindi contando gli archi di 14 nodi doppi. Se volete un'ampiezza maggiore, quindi creare magari anche una collana un po' più lunga, vi consiglio di elaborarne 16. Quindi io mi auguro che il tutto sia di vostro gradimento. Come vi dicevo all'inizio, trovate nell'info box sottostante i link relativi ai tutorial del bracciale e degli orecchini da poter abbinare a tale collana. Continuate a seguirmi, ci vediamo prestissimo con un nuovo tutorial. Un bacio a tutti da Lanto.